stagione da dimenticare per il Cerignola? Ma no, io non direi questo, è sempre un anno di esperienza. Oggi abbiamo messo un po' tutte le ragazzine in campo per farle giocare giustamente, perché bisogna gratificarle. Anche una retrocessione è sempre un'esperienza, è sempre da prendere in maniera positiva, mai scoraggiarci. È chiaro che fa male arrivare ultimi, questo sì, però spalle larghe, e su questa esperienza cerchiamo di costruire qualcosa di positivo. Le ragazzine le ha messe anche lei in campo, come l'ha messa anche suo collega. È stato anche bello vedere le ragazzine in campo in questo campionato di Serie B. Sì, sì, sono contento per loro, sono contento anche per le ragazzine del Messagne, se lo meritano, perché dopo tutto loro un anno ci permettono l'allenabilità delle cosiddette titolari. Quindi è giusto anche che sia così. Poi a fine campionato noi non abbiamo più niente da dire, Messagne ha fatto un bel campionato, quindi è giusto anche questo. Il futuro? Il futuro è tutto da descrivere, è chiaro che adesso è un po' incerta la situazione, ci dobbiamo riprendere da questa annata un po' così, però sicuramente si farà qualcosa di buono, perché Cerignola ha le spalle larghe e riuscirà ad andare avanti. Bene, grazie, noi ve lo auguriamo. Grazie a voi. Allora, mister, una stagione chiusa alla grande, con tante ragazzine in campo, anche se l'avversario, diciamo, non cudeva tanto timore, però è stata la festa del volley femminile, è stata la festa di una stagione iniziata, diciamo, un po' incerta, ma poi che è continuata alla grande. Oggi è la festa di tutto un movimento, no? È l'ultima partita che facevamo in casa ed era giusto premiare chi ogni giorno ha lavorato dietro le quinte. E vi posso assicurare che sono ragazze fantastiche, che provengono dal nostro settore giovanile, ma che ci daranno tante soddisfazioni in futuro. Per quanto riguarda il campionato, sì, c'è stato un avvio incerto, però poi la squadra ha spinto, bene o male, abbiamo sempre detto la nostra in campo, abbiamo sempre venduto la cara alla pelle, che è la cosa che ci tenevo di più. Sei soddisfatto di come è andato il campionato? Sì, sono soddisfatto. Abbiamo raggiunto anzitempo l'obiettivo annuale e oggi credo che sia stata la festa, la giusta festa per quest'annata. E il futuro? E il futuro la società già sta programmando, sta spingendo, so che ci tengono a fare un'ottima stagione l'anno prossimo, perché ormai il pubblico è numeroso, pretende, siamo contenti che pretenda. E cercheremo di dare tutte le soddisfazioni che merita. Bene, grazie. Allora, prego. Buona trasferta a Recanati. Grazie. Bene, noi chiudiamo qui la nostra seconda avventura al seguito della squadra del Volley Messagne. Si chiude perché, come dicevamo prima, per precedenti impegni non possiamo esserci a Recanati. È stata un'avventura, una bella stagione che abbiamo fatto col massimo sforzo, in trasferte molto complicate e molto difficili, però diciamo abbiamo fatto quello che potevamo, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Naturalmente non avremmo potuto fare tutto questo se non avessimo avuto al nostro fianco gli amici sponsor, che ci hanno permesso in più occasioni di essere fuori, molto lontani da Messagne. E le vorrei menzionare l'agenzia Tocci, FA Auto di Emiliano Frassica, Tech System di Roberto D'Ancona, FP Occhiali di Valerio Furone, Simpli Supermercati di Ivano Guarini, la Puglia Diagnostic, Mengasi Auto, Rejecton Trattamento Rifiuti. Spero di non aver dimenticato tutti. Bene, grazie, e a tutti auguriamo una felice estate 2019.